il tuo ingresso nel secondo tempo, possiamo dirlo, ha un po' cambiato il volto del Teramo, si è visto un Teramo molto più spigliato. Sì, ho dato una grossa mano alla squadra, ci voleva quel pizzico in più, ma come io, anche gli altri ragazzi che sono subentrati, comunque la squadra sta lavorando bene, abbiamo trovato una solidità che comunque chiunque giochi riesce a dare il giusto appiglio, il giusto supporto che ci sta dando i risultati. E io credo che la differenza la faccia molto anche la testa, ed è un mio lavoro che svolgo anche fuori dal campo. Quindi questo mi dà in primis una mano a me e che poi di conseguenza posso dare una grossa mano alla squadra. E io al Teramo posso dare tanto. Quanti minuti ha in questo momento Simone Minelli, qualcuno in più di quello che abbiamo visto oggi, nelle gambe? Io fisicamente sto bene, gli allenamenti li svolgo col ritmo degli altri ragazzi, i dati GPS lo dimostrano, quindi io mi faccio trovare pronto per quando vengo chiamato in causa. Dopo i pareggi contro Ternana e Bari, adesso arriva la Regina, con quale obiettivo? L'obiettivo è quello di mantenere i risultati positivi, quindi di dare continuità al nostro cammino, al nostro percorso, che stiamo facendo qualcosa di importante, quindi ripeto, dovremo dare continuità a tutto questo. Senti Simone, qualche giorno fa il mister ha detto, Minelli ogni tanto ha un po' paura di rifarsi male, è vero? No, io ho paura assolutamente no. Sono rientrato dopo un anno e mezzo da una frattura alla caviglia senza timore, quindi un piccolo stiramento non mi fa niente, non ho assolutamente timore di rifarmi male. A un certo punto addirittura hai rischiato il gol di testa. Sì, no, quella ero messo bene, in una posizione giusta, poi è andata la parata, non fa niente. Adesso 12 minuti con il Bari, Coppa Italia e poi Regina, come lo vedi dal primo minuto tutte e due? No, questa è una cosa che non posso decidere io, quindi è l'allenatore che prende queste decisioni, io ripeto, mi faccio trovare pronto se dovessi essere chiamato in causa. Probabilmente il momento più emozionante del pomeriggio è l'abbraccio sotto lo spicchio dei tanti tifosi che sono venuti da te. Questo ci fa molto piacere, infatti sono il 12° uomo in campo, che anche oggi ci hanno dato una grossa mano.